Il comunicato è arrivato nella serata del martedì grasso, mentre su Viale a Mare era in corso lo spettacolo pirotecnico del Carnevale. L'assemblea del PD di Viareggio, riunita da 2 giorni, ha deciso di passare all'opposizione in consiglio comunale. Una scelta dettata non solo dalla decisione del sindaco di silurare la vice sindaca Federica Maineri, ma soprattutto dalla chiusura del primo cittadino a qualsiasi tipo di chiarimento in merito ad una sua candidatura alle elezioni amministrative a Lucca. Purtroppo il sindaco ha chiuso tutti i canali comunicativi con noi consiglieri, con l'ex vice sindaco, vice sindaca Federica Maineri e con tutti gli organi del partito. Quindi purtroppo non c'è stato altro modo di fare questa scelta sofferta. Con un voto unanime da parte dell'Assemblea, siamo passati all'opposizione. Una maggioranza per il sindaco che adesso si assottiglia ad un solo voto in più. Una condizione difficile per riuscire a governare la città fino a fine mandato. Da qua il timore da parte dei membri del Partito Democratico che questa sia stata la decisione per trovare il pretesto politico di lasciare la guida amministrativa di Viareggio. E purtroppo io credo che il Partito Democratico servirà semplicemente come capro espiatorio per altre scelte. Spero che non sia così, anche perché Viareggio andrebbe incontro a un duro commissariamento di un anno e questo naturalmente bloccherebbe tutte le buone azioni e le buone cose che sono già state messe in campo. Inoltre vengono anche bloccati tutti i fondi PNRR che stanno arrivando dall'Unione Europea e questo naturalmente sarebbe un problema per tutta la città.